Chiara Mastalli con Daniele Liotti in una fiction Mediaset. Chiara Mastalli è un volto di Un posto al sole che il pubblico conosce già abbastanza bene. L'attrice ha vestito i panni di Lia, un personaggio destinato ad un cambio di attrice. La Mastalli, infatti, è uscita di scena poiché impegnata su un set di una fiction a Mediaset. In questa occasione l'attrice vestirà i panni di una giovane truffatrice e al suo fianco ci sarà un attore molto amato, ossia Daniele Liotti. Chiara Mastalli è un volto conosciuto dai fan di Un posto al sole. Quest'ultima, infatti, ha interpretato Lia per brevi puntate. Nell'ultimo periodo, però, i fan si sono resi conto di un cambio dell'attrice che veste i suoi panni. Al posto della Mastalli, infatti, è arrivata Giuliana Bigogna che dovrebbe interpretare Lia a tempo indeterminato. Questo personaggio acquisirà un ruolo di maggior spicco nel corso delle prossime puntate, in quanto verrà coinvolta nelle indagini per l'avvelenamento di Roberto e Marina. Inoltre, secondo le indiscrezioni, Lia interagirà anche con un personaggio storico. Chiara Mastalli, però, non sarà lì a vestire i panni della misteriosa ragazza, in quanto sarà impegnata sul set di una fiction Mediaset. Proprio in questi giorni le riprese della serie sono iniziate e tra i protagonisti c'è anche Daniele Liotti. Probabilmente, dato che gli attori sono sul set a partire di questi giorni, tale fiction, di cui non si conosce ancora il nome, andrà in onda in primavera avanzata oppure nel corso della prossima stagione televisiva. Mentre Chiara Mastalli veste i panni di Nina, una giovane truffatrice, Daniele Liotti è un medico che vive un momento difficile perché ha perso da poco la moglie. Non è chiaro se l'attrice che interpretava Lia abbia lasciato il set di Un posto al sole per via del suo nuovo impegno. Le due cose sembrano essere collegate per via della vicinanza temporale, però ovviamente non è possibile dirlo con certezza. A questo punto, è normale che i telespettatori di Un posto al sole, che hanno conosciuto Chiara Mastalli, siano curiosi di sapere quale sarà il suo ruolo. Ormai la sua partecipazione alla fiction è stata ufficializzata, così come l'inizio delle riprese, ed il suo ruolo non sarà affatto irrilevante. L'attrice vestirà i panni di Nina, una giovane medium che in realtà, però, non avrà realmente dei poteri, ma avrà intenzione di truffare la sua clientela. Carlo, il personaggio interpretato da Daniele Liotti, ancora profondamente scosso per la morte della moglie Adele, si avvicinerà a lei nel tentativo di sapere qualcosa su dove si trovi la sua amata. Naturalmente Nina gli mentirà, ma, con il trascorrere delle sedute spiritiche, entrambi finiranno per perdere la testa l'uno per l'altra. Durante una seduta, però, Nina riuscirà a mettersi veramente in contatto con l'anima di Adele e la farà parlare con Carlo. Questo metterà in discussione l'intera vita di Nina, basata sulle sue truffe, ed anche la spinosa questione dell'aldilà e del mondo dei morti. La fiction Mediaset, quindi, tra paranormale ed amore, racconterà la storia di Carlo e Nina. Una curiosità interessante da sapere è anche la moglie del medico, che si vedrà proprio per mezzo delle sedute spiritiche. È interpretata da una vecchia conoscenza di Un posto al sole. Si tratta di Valentina Corti, che ha vestito i panni di Fabiana ma che ha avuto il tempo di dare un epilogo al suo personaggio, senza il cambio di interprete. Ad ogni modo, per vedere la fiction bisognerà attendere del tempo. Voi che cosa ne pensate? Vi farà piacere vedere Chiara Mastalli in una fiction Mediaset ed affiancata da Daniele Liotti? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.